In tempi di reunion, come quella dei ricchi e poveri a Sanremo, anche al cinema si torna alle vecchie glorie degli anni Ottanta. Nel nuovo film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop, nei cinema dal 20 febbraio, protagonisti sono i Popcorn, gruppo musicale composto da Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi. Se 40 anni fa facevano impazzire le folle con le loro canzonette, oggi sono personaggi dimenticati e un po' malconci che il vecchio manager, interpretato da Diego Abbatantuono, rimette insieme per un concerto a San Pietroburgo per un magnate russo. Il regista racconta. Quando ho visto lo stadio olimpico pieno dei Pooh ho detto guarda un po', secondo me si riuniranno tutti, e allora ho pensato un gruppo immaginario che si riuniva. E nel frattempo si sono riuniti davvero tutti, insomma, si sono riuniti Albano e Romina, e in scivolata 3 giorni prima dei Popcorn a Sanremo, i ricchi e poveri, che erano il nostro punto di riferimento musicale. È stato un percorso lungo arrivare ad avere i costumi giusti che fossero sufficientemente pacchiani per essere gli anni Ottanta, a trovare i look per ognuno. Alla fine è una crasi di tanti gruppi musicali il loro. C'è un po' di ricchi e poveri, un po' dei cugini di campagna, un po' del Britpop dell'epoca, è un mischione. In realtà i reduci degli anni Ottanta vanno molto di moda anche in TV, animando salotti televisivi e nutrendo reality. La televisione si nutre degli anni Ottanta, tant'è che qui metto in scena nel film un finto reality che è l'Isola delle Meteore, che è l'apoteosi di una serie di trasmissioni in cui chiamano delle persone a scannarsi su un'isola, ma persone che hanno avuto successo una sola volta, rigorosamente. Tra prove, costumi, soundcheck, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di Troia per una colossale rapina ai danni del magnate e provano loro stessi il colpaccio. È un film che sposa due generi, quindi è una comedy action, quindi c'ha la comicità, c'ha la commedia, ma c'ha anche scene di azione. Devo dire che Fausto Brizzi, che è il regista, le ha girate magistralmente, perché sono girate molto bene. Sono state faticose perché, insomma, girare nelle fogne, girare sul fiume, di notte, col freddo, insomma. Però speriamo che il pubblico si diverta.